In studio Veronica Puglisi. Buonasera e benvenuti a una nuova edizione di MTG. Salgono a 1967, 25 in più rispetto a ieri, le persone positive in Sicilia. 630 pazienti sono ricoverati, di cui 62 in terapia intensiva, mentre 1337 sono in isolamento domiciliare. Ma facciamo il punto in questo servizio. Salgono a 1967, 25 in più rispetto a ieri, le persone positive in Sicilia. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 31.156. Di questi sono risultati positivi 2.302, mentre attualmente sono ancora contagiate 1.967 persone, 187 sono guarite e 148 decedute. Degli attuali 1967 positivi, 630 pazienti sono ricoverati, di cui 62 in terapia intensiva, mentre 1337 sono in isolamento domiciliare. Questa è la divisione degli attuali positivi nelle varie province. Agrigento 116, nessun ricoverato, 2 guariti e 1 deceduto. Caltanissetta 102 casi positivi, 21 ricoverati, 5 guariti e 9 deceduti. Catania 570, 138 persone ricoverate, 47 guarite, 55 deceduti. Enna 281, 179 ricoverati, 16 guariti, 19 deceduti. Messina 356, 146 ricoverati, 24 guariti, 32 deceduti. Palermo 297 casi positivi, 70 persone ricoverate, 39 guarite, 15 decedute. Ragusa 53, 11 ricoverati, 4 guariti e 4 deceduti, anche se con l'ultimo decesso di questo pomeriggio sale a 5 il numero dei deceduti, mentre i ricoverati sono 8. Siracusa 92 casi positivi, 48 ricoverati, 34 guariti, 9 deceduti. Trapani 100 casi positivi, 17 ricoverati, 16 guariti e 4 deceduti. E adesso parliamo della situazione in provincia di Ragusa. Nel primo pomeriggio è avvenuto un decesso all'ospedale Maggiore di Modica per Covid-19. Si tratta di un 77enne di Rosolini, ricoverato nel reparto di malattie infettive e deceduto per complicanze cardiorespiratorie. 2 le persone dimesse. Sale a 5 il numero dei decessi in provincia di Ragusa per Covid-19. Nel primo pomeriggio di oggi si è spento un uomo di 77 anni di Rosolini. Era ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Maggiore. Le sue condizioni si sono aggravate ed è deceduto per complicanze cardiorespiratorie. 2 pazienti sono stati dimessi nel reparto di malattie infettive provenienti da Comiso e Rosolini. Attualmente sono 8 i ricoverati all'ospedale Maggiore di Modica, 5 in malattie infettive e 3 in terapia intensiva. Nel pomeriggio di ieri sono giunti al nosocomio modicano un 40enne di Noto e un 85enne di Ragusa. In aumento il numero dei contagi, tra questi un migrante dell'hotspot di Pozzallo che è isolato all'interno della struttura dove sono state eseguite le procedure previste di sanificazione e di controllo degli operatori sanitari. Agli stessi verrà effettuato il tampone nei prossimi giorni. L'azienda sanitaria ha informato le ASP di Palermo e Agrigento ai fini di una sorveglianza epidemiologica su eventuali contatti stretti con operatori. Fino a ieri sono stati effettuati quasi 1.300 tamponi, a cui si aggiungono numerosi prelievi fatti oggi, e al momento sono in attesa di essere processati oltre 200 tamponi. Cristian Amore, nipote della 45enne di Montesano deceduta per Covid-19, interviene a MTG nell'edizione delle 16.30 dopo la gogna mediatica che ha colpito la sua famiglia e dopo le fake news circolate in rete. Il compagno di mia zia sta accudendo mia nonna in casa e ancora si deve sottoporre al tampone anche lui. E non è vero niente di questa cosa che sta circolando. Per voi è stato un fulmine a ciel sereno tutto, vero Cristian? Sì. Non ve l'aspettavate assolutamente? No, completamente. Cristian... Perché mia zia soffriva di molte patologie, dell'obesità e tutto quanto. Quindi non vi aspettavate... Ed è morta per,
per un arresto cardiaco al cuore, che si è fermato il cuore. Lei stava male negli ultimi giorni, avete raccontato prima di andare in onda che tua zia negli ultimi giorni aveva accusato un peggioramento delle sue condizioni di salute già complicate. Sì, no, non ho avuto contatto con mia zia per nessun motivo, cioè è da Natale che... Da Natale che non vi vedete, sì. Ma per precauzione vi sottoporranno a tampone, Christian? Sì, certo. Come mai? Perché avete avuto contatti indiretti per... Soltanto perché ieri sera è arrivata la notizia e siamo andati al pronto soccorso per verificare. Capito. Perché specifichiamo, chiariamo ulteriormente, voi non avevate avuto contatti con tua zia, però allo stesso tempo, in occasione di quando si è sentita male la notte scorsa, quando lei ha accusato i primi sintomi e si è sentita male ed è stata portata al pronto soccorso, ricordiamo che vostra zia oltretutto non era tra i soggetti acclarati per positività al Covid-19, quindi non si sapeva fosse positiva al Covid-19, voi come una qualunque famiglia avete scoperto che la vostra parente era stata ricoverata, che stava male, che era stata portata al pronto soccorso e vi siete recati al pronto soccorso ed è per questo che sarete sottoposti a tampone. Abbiamo capito bene? Sì, giusto. Quindi lo ribadiamo nuovamente, voi ancora, tutta la famiglia Amore non è stata sottoposta a tampone. No, ancora no. E si potrebbe anche finire questa gogna e queste, oltretutto questo alternarsi di fake news in queste ore. Come ho detto prima, sono tutte falsità che si stanno divulgando sulla nostra famiglia e basta. Volevo fare, anche perché mio fratello ha un'attività, ha una macelleria e stanno disdendo tutti gli ordini, perché mio fratello non ha avuto rapporti, non ha avuto contatti con mia zia. È arrivata l'apparecchiatura attesa per la sanificazione delle ambulanze all'ospedale Maggiore di Modica. Ad annunciarlo il sindaco Ignazio Abate. Da adesso in poi ha dichiarato: basteranno pochi minuti per sanificare l'ambulanza e renderla nuovamente disponibile per altri eventuali soccorsi. Siamo contenti, commenta il sindaco, che il nostro ospedale sia finalmente dotato di questa apparecchiatura che finalmente risolverà una situazione incresciosa. La Procura della Repubblica di Ragusa ha aperto un fascicolo d'inchiesta per accertare eventuali responsabilità sul caso del migrante risultato positivo al Covid-19 trasferito all'hotspot di Pozzallo. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, aveva annunciato proprio un esposto in Procura. Ha detto adesso il centro è chiuso ermeticamente. Questa mattina in prefettura a Ragusa si è parlato del caso dell'egiziano di 15 anni risultato positivo al Covid-19. Il giovane era arrivato a Lampedusa a seguito di uno sbarco il 6 aprile e da Porto Empedocle nella giornata di ieri era stato trasferito a Pozzallo. Presentava sintomi come congiuntivite e febbre, a seguito di tampone è risultato essere positivo. È in isolamento in un container all'hotspot, mentre il gruppo di 50 persone resta isolato all'interno della struttura pozzallese. Il sindaco Ammatuna ha espresso preoccupazione per gli operatori del centro, anche se dotati dei presidi. Ha chiesto che siano sottoposti tutti a tampone e che il centro venga chiuso ermeticamente. Lo ha chiesto, come detto, questa mattina alla prefettura di Ragusa, ma ha preannunciato anche un esposto. Ho già preannunciato un esposto alla Procura di Agrigento, perché non comprendiamo perché un ragazzo che avesse questi sintomi sia stato fatto partire per l'hotspot di Pozzallo. Sto preparando una richiesta all'assessore regionale alla sanità per una ispezione, per una dettagliata relazione sui controlli sanitari del ragazzo. Questa mattina in prefettura ho chiesto al prefetto e a tutte le autorità di eseguire i tamponi a tutti gli operatori e infine sto preparando un'ordinanza di quarantena. Il centro dovrà essere isolato e quindi ermeticamente chiuso, non ci devono essere nessun tipo di rapporto tra i migranti presenti nella struttura e la città di Pozzallo.
Ad intervenire sul sistema immigrazione anche Musumeci, che ha chiesto al governo nazionale il totale isolamento degli hotspot dal territorio e l'arrivo di una nave ormeggiata in rada per ospitare i migranti, a cui comunque viene garantita assistenza, ma sulla nave. Per Musumeci, visto il bel tempo, nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi arrivi e chiede interventi al governo nazionale con tempestività per evitare che la incontrollata gestione, si legge in una nota, del triste fenomeno possa determinare tra la popolazione dell'isola l'acuirsi di un clima di tensione già abbastanza alto. Per il deputato nazionale Minardo della Lega, gli sbarchi vanno fermati. Sul caso di Pozzallo, presa di posizione era stata espressa nella mattinata di oggi anche dalle forze di opposizione in consiglio a Palazzo Lapira, che hanno chiesto chiarezza su quanto accaduto ed hanno chiesto al sindaco Ammatuna di porsi in quarantena qualora fosse entrata in contatto con un soggetto esposto. Ammatuna si dichiara costernato per le affermazioni e rincara dicendo: il nemico è il virus, non il sindaco di Pozzallo. E oggi nella nostra edizione delle 14:15 il prefetto Filippina Cocuzza ha fatto menzione al confronto avuto con il sindaco Ammatuna sul caso del migrante positivo. Il prefetto ha evidenziato inoltre come i giorni di Pasqua e Pasquetta saranno blindati con più controlli. Sono state adottate tutte le misure necessarie, innanzitutto l'isolamento immediato che è avvenuto di questo migrante, e quindi la situazione è assolutamente sotto controllo. Naturalmente, Sua Eccellenza, l'attenzione è altissima da parte vostra su tutti i fronti, questo è solo uno dei casi che sono emersi in questi giorni. Le forze dell'ordine stanno facendo il proprio lavoro costantemente. Sono state predisposte misure veramente molto stringenti, ancora più stringenti di quelle che attualmente ci sono. La timida tendenza al contenimento della diffusione del virus deve essere per forza necessariamente accompagnata, ma questo ce lo dicono le autorità sanitarie, non lo dicono le autorità amministrative, deve essere accompagnata dalla perseveranza nelle misure che finora abbiamo adottato. Se così non fosse, questo timido, diciamo così, risultato confortante potrebbe immediatamente impennarsi ancora una volta. Sono 10 laboratori dedicati solo ai tamponi post quarantena. Da ieri 1000 prelievi al giorno è quanto dichiarato dall'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza. Al termine di questo periodo di quarantena obbligatoria noi abbiamo chiesto di attendere qualche altro giorno in più, perché vogliamo che su ognuno di questi soggetti venga effettuato un controllo sanitario o con il tampone o con uno degli altri 11 sistemi di controllo che sono stati da pochissimi giorni liberati dal Ministero della Salute. Vedete, è uno sforzo organizzativo enorme e io sento di dovermi scusare con quei cittadini che stanno attendendo qualche giorno in più, ma vorrei che fosse chiaro a tutti che è uno sforzo necessario. Abbiamo di questi cittadini già acquisito circa 6.000 tamponi. Di questi 6.000 tamponi ne sono stati elaborati oltre 4.000, tra questi 4.000 abbiamo rinvenuto 39 cittadini positivi. Vedete perché è importante in questa fase chiedere pazienza, e mi scuso anzitutto con i diretti interessati, perché noi dobbiamo evitare che un soggetto che magari sta benissimo, che si sente a casa confortato da uno stato di salute assolutamente e apparentemente perfetto, magari possa essere un soggetto che in quel momento è positivo ma del tutto asintomatico. Asintomatico vuol dire che non presenta sintomi, che è come me, come voi, come chi in questo momento si trova davanti al video. Qual è la pericolosità di questo virus? Che un soggetto asintomatico, reinserito assolutamente in maniera precoce nel contesto sociale, possa contagiare altre persone. Noi questo non dobbiamo e non possiamo permettercelo, ed è la ragione per la quale ieri, insieme al Dipartimento delle Attività Sanitarie, abbiamo destinato una linea aggiuntiva di 10 laboratori, che finalmente anche quelli nel privato hanno ottenuto la possibilità di processare tamponi, di avere reagenti, che ci consentirà di ogni giorno mettere assieme 1200 tamponi, che non saranno quelli
destinati ai soggetti che vengono trattati negli ospedali, che presentano sintomi, che sono legati ai cosiddetti casi già accertati positivi. È una linea a parte, ma è una linea a parte indispensabile. Cosa comporterà questa misura? Comporterà purtroppo che alcuni cittadini, un numero significativo perché abbiamo adottato questa misura su centinaia e centinaia di persone, dovranno attendere qualche giorno in più prima di poter lasciare la loro abitazione. Dopo il Covid team, da ieri sta lavorando a Siracusa, all'ospedale Umberto I, un pool di esperti per accertare la gestione del caso clinico che ha portato alla morte di Calogero Rizzuto. La misura disposta dal presidente della regione Nello Musumeci è stata adottata dall'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, che ha anche tenuto conto dell'istanza avanzata dalla stessa azienda sanitaria provinciale Aretusea. Questa necessaria iniziativa, ovviamente ben separata dall'inchiesta penale in corso, ha evidenziato Razza e vuole anzitutto confermare l'attenzione della Regione sul caso che più di tutti ha creato allarme sul territorio. La relazione finale che il pool di esperti presenterà sarà inoltrata anche all'autorità giudiziaria per tutte le sue valutazioni. Il presidente della regione Nello Musumeci ha partecipato in videoconferenza alla riunione della cabina di regia tra governo e regioni con il premier Giuseppe Conte per l'emergenza coronavirus. Nel suo intervento il presidente ha detto di essere favorevole a confermare la linea del rigore e della fermezza, concordando con Palazzo Chigi la proroga fino al 3 maggio delle attuali restrizioni. È durato oltre 2 ore l'incontro di ieri sera in videoconferenza dell'insediamento della cabina di regia tra governo e regioni con il premier Giuseppe Conte per l'emergenza coronavirus. All'incontro ha preso parte anche il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, anche l'assessore alla salute Ruggero Razza e i ministri degli affari regionali Francesco Boccia e della salute Roberto Speranza, oltre a una delegazione di comuni e province italiane. Nel suo intervento Musumeci si è detto favorevole a confermare la linea del rigore e della fermezza, concordando con Palazzo Chigi la proroga fino al 3 maggio delle attuali restrizioni, procedendo solo successivamente a una riapertura parziale e graduale delle attività. Tra le proposte avanzate dal governatore siciliano anche quella di valutare se a maggio i numeri dei contagi ci daranno ragione, detto il presidente, la ripartenza dei cantieri stradali, nei quali il distanziamento sociale è assicurato. Lavori, ha detto Musumeci, che possono essere svolti anche con una riduzione dei disagi per gli utenti, visto che le strade sono deserte. Un altro tema posto dal presidente della regione è stato quello dell'autorizzazione alle attività di prevenzione degli incendi boschivi in vista della stagione estiva. Musumeci ha chiesto infine a Conte la possibilità di inserire nel prossimo decreto una semplificazione delle procedure di gara per la distribuzione alle famiglie delle risorse stanziate dalla regione siciliana ai comuni. Intanto, su disposizione del presidente della regione siciliana, sono state distribuite dalla protezione civile oltre 2 milioni di mascherine destinate a case di riposo, medici di famiglia e commercianti. In particolare, 250.000 mascherine, sempre tramite la protezione civile regionale, sono andate alle associazioni di categoria del settore alimentare affinché riforniscano tutti gli operatori che hanno contatti con la clientela. La nuova ordinanza, infatti, di mercoledì scorso prevede che negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all'aperto, gli operatori siano tenuti all'uso costante di mascherina e all'utilizzo di guanti monouso. L'assessore regionale all'agricoltura Edi Bandiera interviene sulla grave crisi che sta attraversando il settore agricolo e florovivaistico. Bandiera è intervenuto durante l'edizione delle 16.30 spiegando le misure che il governo Musumeci sta attuando a sostegno delle aziende. La parola d'ordine in questo momento per quanto riguarda le aziende tutte è la liquidità. Manca la liquidità perché chi l'aveva ha già anticipato le spese per questa annata che è andata a gamba all'aria. Chi non l'aveva, sappiamo che si è mosso con meccanismi che da noi sono consueti, come quelli degli assegni postdatati, l'abbiamo detto, su questo si è chiesto anche una moratoria. E quindi stiamo concependo a livello nazionale, insomma, seguiamo, spingiamo e diamo il nostro contributo, ma soprattutto a livello regionale, il governo regionale sta predisponendo delle misure che con un accesso al credito particolarmente snello e facilitato, anche nei confronti di chi ha avuto problemi con le banche, quindi qui siamo noi che con i fondi di garanzia andiamo a garantire l'intervento e l'operazione. In questo modo cerchiamo e contiamo di riuscire a far sì che i nostri agricoltori, i nostri pescatori possano avere a breve quella liquidità in mano che gli consentirà nelle prossime settimane, speriamo. Che tempistiche ci sono?
No, è chiaro che bisogna correre, quindi c'è già un'intesa di massima con tutte le forze politiche e quindi nel giro di, spero, 10-15 giorni si possa veramente parlare di cose concrete e questi tempi prevedo in questo confido. L'informazione ritorna subito dopo la pubblicità. Seconda parte del nostro telegiornale, vediamo i vostri videomessaggi. Restiamo tutti a casa, non scemo. E se restiamo uniti, ce la facemo. Distanti, ma uniti con lo cuore. Poi quando finisce tutto, abbracciamo. Sti regoli tutti quanti. Che bella notizia! E così andrà tutto bene! E si va tutto bene! Saluto a tutti! Ciao! Mi sta annoiando! Sì! La quarantena mi fa sclerare e sto mangiando come un maiale! Oggi ricorre il 168esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, che anche a Ragusa, come del resto d'Italia, è stato celebrato con una cerimonia in memoria dei caduti all'insegna del rispetto delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza. Esserci sempre, il mantra del Corpo della Polizia di Stato che quest'anno celebra il 168esimo anniversario della fondazione, certamente con lo stesso spirito, cioè quello di essere sempre a fianco della popolazione, soprattutto dei più deboli, oggi ancora più di ieri, in un momento in cui il popolo italiano è messo a dura prova a causa della pandemia, oggi più di ieri con la presenza degli agenti sulle strade e tra la gente che riscalda i cuori e il sapore della rassicurazione e della fiducia. Come nel resto d'Italia, anche a Ragusa è stato onorato il sacrificio dei caduti della Polizia di Stato con la deposizione di una corona da parte del questore Pinuccio Albertina Iagnello alla presenza del prefetto Filippino Cocuzza. Una sobria cerimonia simbolica nel rispetto del distanziamento fisico per la massima tutela del personale. Il questore ha illustrato le operazioni e l'impegno profuso nel territorio dagli agenti nell'ultimo anno. Tra quelle che hanno scosso la comunità c'è l'arresto del 37enne Rosario Greco, accusato del duplice omicidio stradale avvenuto a Vettoria l'11 luglio, che ha provocato la morte dei cuginetti Simone e Alessio D'Antonio, destando particolare clamore proprio per la tragicità dei fatti. L'operazione Plastic Free, che ha inferto un duro colpo alla stidda con l'arresto ad ottobre di 15 persone per associazione di stampo mafioso finalizzata al traffico illecito di rifiuti pericolosi e al sequestro delle società coinvolte operanti sul territorio di Vittoria Cate. Sul fronte della difesa dei minori, tra le operazioni c'è quella che ha portato a gennaio all'arresto di due insegnanti in una scuola materna a Vittoria per maltrattamenti. Particolare attenzione è stata rivolta alle problematiche connesse alla violenza di genere con l'applicazione della normativa Codice Rosso, che ha consentito in più casi l'esecuzione di tempestive misure restrittive a carico degli autori delle violenze.
confortante il dato che riguarda la prevenzione. Nel capoluogo ibleo i furti sono diminuiti del 12%, i furti con strappo del 30% e le rapine del 38%, accrescendo dunque la fiducia del cittadino che segnala i fatti di rilievo attraverso l'app Upol, dando un segnale importante di collaborazione alle forze di polizia. Puntuale l'attività di analisi sui soggetti stranieri ospitati nell'hotspot di Pozzallo e nei centri di accoglienza locali, cui risultati hanno consentito la raccolta di preziose informazioni a garanzia della sicurezza dello Stato. Costante è stato l'impegno dell'Ufficio Immigrazione nella definizione delle best practice relative alle dinamiche dei flussi migratori. Altro fronte importante è quello dei reati online, come le truffe e reati contro la persona con l'utilizzo dei social e dei siti illegali, revenge porn e pedopornografia. Le divise sono entrate anche nelle scuole per combattere i fenomeni di bullismo e cyberbullismo e per infondere la cultura della legalità alle nuove generazioni. Domani si celebra il Sabato Santo alle 19 dalla Cattedrale di San Giovanni Battista e sarà trasmessa in diretta su Video Mediterraneo la Veglia Pasquale. Domani si celebra il Sabato Santo con la Veglia Pasquale, che rappresenta il passaggio di Cristo per salvare e liberare il suo popolo oppresso dalla schiavitù, una lunga notte in cui Cristo passa alla vita vincendo la morte. Anche la Veglia Pasquale sarà celebrata a porte chiuse, senza presenza di popolo. Il Sabato Santo è caratterizzato dal silenzio e dalla meditazione per Gesù che giace nel sepolcro in attesa della risurrezione. Il vegliare dunque acquista il valore simbolico dell'attesa della venuta del Signore. Le luci e le candele sono spente, gli altari spogli, senza fiori e paramenti, tovaglia e copritovaglia, eppure non è affatto un giorno vuoto, anzi è pieno di desiderio ed attesa per l'imminente resurrezione. È nel corso della veglia pasquale che prorompe esultante la gioia. Il vegliare dunque acquista il valore simbolico dell'attesa della venuta del Signore. La prima parte della veglia celebra la luce. Cristo, soprattutto con la resurrezione, è luce del mondo. La veglia inizia con la benedizione del fuoco, Cristo fuoco che divampa. Si procede con l'accensione del cero pasquale, che viene portato processionalmente verso l'altare dal diacono o dal celebrante. Dopo la benedizione della luce e l'annuncio della Pasqua, vengono proposte 9 letture, 7 dell'Antico Testamento e 2 del Nuovo. Ha poi luogo la celebrazione della liturgia battesimale, legata fin dai primi secoli della Chiesa alla notte pasquale. Nel ricordo del battesimo si rinnova con gioia l'impegno a seguire il Signore e a testimoniare con coerenza la fede. E Video Mediterraneo trasmetterà domani a partire dalle 19 la veglia pasquale dalla Cattedrale di San Giovanni Battista a Ragusa, presieduta dal Vescovo della Diocesi di Ragusa, Monsignore Carmelo Cuttitta. L'appuntamento dunque sul canale 11 in Full HD, sul canale 511 del Digitale Terrestre. E con questo è tutto, grazie per la vostra attenzione e buona serata.